Ogni sera alla chiusura il signor Fernando lascia in delle buste appese fuori il negozio pane e altri prodotti alimentari invenduti. Sui contenitori scrive con una penna biro l'ormai noto auspicio «Andrà tutto bene». Fernando a Isernia lavora nell'ormai storica attività di famiglia, quella della panificazione. Due i punti vendita, uno a San Lazzaro, l'altro lungo via Giovanni XXIII. In ogni nuovo giorno di questa emergenza, che è sanitaria e sempre più anche economica, le difficoltà e il bisogno crescono. Per questo il signor Fernando e la sua famiglia hanno deciso di fare qualcosa di concreto per contribuire, con un piccolo, grande gesto, ad alleviare quel fardello. La sera, quello che avanza del pane, prepariamo delle buste che lasciamo fuori dai nostri negozi sia a via Tedeschi San Lazzaro che qui a Giovanni XXIII. Lasciamo fuori la busta col pane e con l'auspicio andrà tutto bene. Sono composte dei prodotti che rimangono invenduti durante il giorno, quindi pane, biscotti, qualsiasi cosa. E noi prepariamo queste buste alla chiusura dei negozi. Sigilliamo queste buste che attacchiamo fuori dai nostri negozi in appositi spazi. Ripeto, con l'augurio andrà tutto bene in favore di chi ne ha bisogno. A San Lazzaro rispondono di più, nel senso che la mattina non si trova nulla, mentre a Giovanni XXIII, la mattina presto, quando mi reco presso l'azienda, vedo spesso che le persone le staccano la mattina presto, non la sera, ma le vengono a ritirare la mattina presto.